Sardegna en Liberté, siamo il primo operatore per un ecoturismo, per un turismo sostenibile in Sardegna. Noi vogliamo proprio creare un tipo di turismo che va benissimo con il tipo di sviluppo che si dovrebbe fare in Sardegna, e donc lavoriamo con la gente del posto. Diciamo, siamo creati da 3 anni e stiamo iniziando all'inizio con il turismo con gli asini, e poi piano piano facciamo tutto il turismo slow con la bicicletta, a piedi o al cavallo. Siamo aderenti in Italia all'Associazione Italiana del Turismo Responsabile, l'ITR. In Francia siamo anche aderenti alla rete dell'Agenzia di Ecoturismo. Ogni anno ci sono più viaggiatori, perché noi parliamo di viaggiatori, non di turisti, perché vogliamo proprio coinvolgere la gente, e stiamo facendo piano piano fra le vive delle esperienze, che sia del corso per fare i culugioni in Oliastra, ma che si sia anche l'iniziativa che abbiamo fatto sulla transumanza. Sulla transumanza abbiamo fatto questa iniziativa di valorizzare la gente che ha fatto ancora la scelta dei pastori di fare ancora la transumance come la faceva 1000 anni fa. Donc facciamo una cosa semplice, di accompagnare il pastore con il suo greggio. Donc l'abbiamo fatto a Arzana, proprio vicino al Gianargentu, nel centro della Sardegna, per accompagnare un turismo lento che non inquina. Eravamo più di 100 di persone per fare questo. L'80% erano stranieri, francesi, c'erano anche americani, inglesi e tedeschi e svizzeri. Dunque sono gente che ha voglia di vivere esperienze, e dunque gli ha fatto un viaggio di emozione, di vedere la realtà e di interessarsi alla vita dei pastori. E interessato dico che quanto se ne va dalla Sardegna sono cambiati. La cosa importante è parlare di rete, di sviluppare un turismo sostenibile, ma vuol dire anche che far capire e fare la prova che il turismo di un certo tipo, quello che vogliamo fare, può portare anche ricchezza o sviluppo. Donc pensiamo che l'idea di compensazione territoriale, noi la chiamiamo così, anche legato alle emissioni di carbone, la possibilità, come l'abbiamo fatta a ottobre, di piantare alberi nella foresta di Orgosolo, è una prova di un tipo di turismo che può anche dare un contributo a dei progetti di sviluppo, che sia la prevenzione contro gli incendi, rimboschire il bosco, curare il patrimonio archeologico della Sardegna, che è molto importante, che purtroppo la regione Sardegna o lo Stato non è in grado di curare. Donc lo devono fare, può darsi, i viaggiatori che vengono anche in Sardegna. Per me l'Italia che cambia è la gente che cerca di fare delle cose positive, perché in realtà la gente ha voglia di vivere delle esperienze di viaggio o altro, che ti danno la voglia di svegliarti di mattina. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla mai. Quest'Italia che cambia.